Buonasera amici dei pesci, come vi avevo promesso entro stasera avrei terminato quello che era per voi anche l'oroscopo settimanale. Ok, quindi andremo a vedere quali sono le energie che vanno dal 18 al 24 luglio 2022 di questa settimana. Abbiamo cambiato un attimo il metodo di gioco, se così vogliamo dire, quindi partiamo con i nostri tarocchi cercando di capire con quale energia affronteremo questa settimana. Con le carte napoletane andremo a vedere chiaramente cosa accadrà e quali sono le novità, e poi andremo a utilizzare le nostre carte degli angeli e arcangeli per vedere che genere di consiglio chiaramente ci viene dato, ok? O meglio, vi viene dato a voi dei pesci. Quindi andiamo a vedere con quale energia voi del segno dei pesci affronterete questa settimana che va dal 18 al 24 luglio 2022. Quale sarà l'energia per il segno dei pesci dal 18 al 24 luglio 2022? Quale sarà l'energia per il segno dei pesci in questa settimana? Oppla! Altre due carte, per favore, altrimenti le devo sciogliere io. Le vado a scegliere io. Ottimo, direi. Allora, abbiamo un cavaliere di denari, la forza, un re di bastoni rovesciato e un otto di spade a fondo mazzo. Il cavaliere di denari ci porta una buona notizia, vi porta una buona notizia. Quello che sta per arrivare a voi è comunque un periodo di grande successo, quindi potete tranquillamente continuare ad andare avanti per quello che state facendo, perché ci sarà qualcosa di nuovo, di bello nella vita, un qualcosa che probabilmente avete pianificato nei minimi dettagli, ok? E adesso è anche tempo di fare comunque dei progetti e portare eventualmente a compimento i compiti che vi sono stati assegnati, ok? C'è un consiglio che questa carta vi vuole dare. Non dovete dipendere dagli altri, ok? Dovete cercare in tutti i modi di contare sulla vostra forza, infatti accanto abbiamo la carta della forza. Dovete cercare di agire da soli nelle cose che chiaramente cercherete di portare avanti. Non avete bisogno comunque sia dell'aiuto degli altri, ok? Dovete solo ed esclusivamente avere fiducia di voi stessi e comunque continuare, ripeto, ad andare avanti. Cercate di recuperare eventualmente se avete delle situazioni che sono rimaste stagnanti per troppo tempo, quindi cercate anche di recuperarle, ok? E rimboccatevi tranquillamente le mani e andate avanti per quelli, ripeto, che sono comunque sia i vostri progetti, per quelli che sono i vostri intenti, quello che vi siete comunque sia prefissati. La forza infatti ci parla di forza di volontà, forza come guerrieri, forza per cercare di arrivare, ok, di recuperare tutto quello che magari per un tempo è stato accantonato, oppure di cercare di prendere, approfittare tra virgolette, ma in senso buono, di tutto quello che la vita comunque sia vi pone, vi mette avanti. Ne dovete
avere tanta di forza, perché le situazioni che si presenteranno comunque sia saranno tante, magari si possono anche presentare delle piccole sfide dove dovete andarle a combattere. Non dovete, nelle situazioni difficili, non dovete demordere, dovete, ripeto, comunque continuare ad andare avanti. Per chi è in relazione o ha qualcuno di proprio interesse, questa carta comunque ci parla di ottenere di più oppure ottenere quello che comunque volete, conquistare se eventualmente siete in una frequentazione. O avete magari incontrato qualcuno, oppure eventualmente un fidanzamento, un matrimonio per chi è in uno stato già avanzato, ok? Probabilmente potreste avere, ecco, queste difficoltà, cioè potreste essere osteggiati, ostacolati da qualcuno che comunque non va a convincere quella che è la vostra situazione. Qualcuno potrebbe mettersi in mezzo, ma non ci sono determinate, capito, problematiche perché riuscirete ad andare avanti e a realizzarle. Poi ci troviamo di fronte al re di bastoni, come vi ho detto prima. Però re di bastoni rovesciato. Questa carta ci manda un messaggio ben preciso, ok? Dovete prestare attenzione a non gestire male i vostri affari, non dovete manipolare quello che sta intorno, non dovete essere autoritari e non dovete neanche prendere delle decisioni comunque sia avventate perché possono crearvi dei danni. Quindi vi troverete di fronte a determinate situazioni, a determinate scelte, a determinati comportamenti e proprio in questo dovete prestare attenzione, ok? Non dovete creare né danni a voi stessi, ma neanche comunque creare danni agli altri. Dovete certo assumere una posizione dominante. Però non dovete diventare invadenti, arroganti, ok? Non dovete agire con malizia. Dovete cercare di andare avanti per la vostra strada senza schiacciare nessun altro e senza comunque sia perdere il controllo. Cercate di accettare dei consigli, chi ve ne dà in questa settimana. Cercate di non rovinare delle relazioni a livello lavorativo o eventualmente anche nei rapporti comunque di amore con l'arroganza che vi porta, ripeto, ad avere delle problematiche, ok? Dovete semplicemente andare avanti, quindi egoismo e arroganza li dovete mettere da parte, altrimenti si ritorceranno su voi stessi prima di ritorcersi chiaramente sugli altri. A fondo mazzo abbiamo un 8 di spade e questo 8 di spade parla comunque di quelli che sono i vostri pensieri, ok? Dovete eliminare la benda che magari avete agli occhi per cercare comunque di guardare determinate situazioni con un modo diverso, quindi guardarli con occhi diversi. Non dovete essere vittima di voi stessi, lì dove può succedere comunque sia una qualsiasi cosa, anche perché, ripeto, questa è una settimana importante dove ci devono essere delle decisioni importanti comunque da dover anzi prendere, è solo che non dovete essere limitati con il vostro pensiero. O limitati proprio voi, cioè cercare di essere impostati in un determinato modo di fronte a determinate situazioni. Cercate di essere invece più liberi e di ragionare comunque sia a 360 gradi, anche perché voi state lottando per arrivare a una certa situazione, magari da tempo, e se comunque vi comportate in un determinato modo, ripeto, non arriverete da nessuna parte. Questo è a livello, ripeto, energetico. Ci può essere un momento di difficoltà in questa settimana, ci potrebbe anche essere un problema o familiare o lavorativo che comunque può riguardare la routine
e questa problematica vi sembra comunque insormontabile, vi sembra proprio grande, e quindi andate a tratti tra difficoltà e decisioni che richiedono magari delle situazioni, che richiedono magari delle decisioni anche dolorose, oppure che richiedono proprio una scelta in merito a una determinata cosa. Andiamo a vedere quindi per voi del segno dei pesci come sarà questa settimana dal 18 al 24 luglio 2022. Quali saranno le novità per voi? Come sarà la settimana dal 18 al 24 luglio 2022 per il segno dei pesci e quali saranno le novità? Lo andremo a vedere semplicemente con le 5 carte come faccio di solito, ma non vado a fare chiarimenti. Vado soltanto a vedere con le nostre carte napoletane se eventualmente mi dicono quel qualcosa in più che mi hanno detto i tarocchi a riguardo dell'energia. Quindi lo chiedo a 5 carte per favore. Voi avete voglia di un qualcosa comunque sia di nuovo, ma vi siete allontanati da una certa situazione perché comunque state riflettendo. State riflettendo perché volete comunque felicità, volete comunque benessere, volete comunque stare bene e vi siete, ripeto, allontanati da questa certa situazione. Potreste essere voi innamorati che vi siete allontanati comunque da qualcuno che non vi ha capito, da qualcuno che magari vi ha provocato anche o vi provocherà, scusatemi, anche qualche situazione un po' difficile. Però comunque, anche se rifletterete, rifletterete tanto per cercare di capire che cosa volete, c'è una risoluzione a queste problematiche, quindi riuscirete tranquillamente ad andare avanti e, come vi dicevo prima, a raggiungere quelli che sono i vostri successi. Ok? Questo è quello che ci dice, che ci dicono, anzi, le carte napoletane. Andiamo a vedere invece i nostri angeli, i nostri arcangeli, quale consiglio danno al segno dei pesci nella settimana che va dal 18 al 24 luglio 2022. Quindi andrò a scegliere una carta. La luna, la luna, la luna, la luna. La luna, carta numero 18, l'arcangelo Aniel, ci dice che ci saranno delle importanti rivelazioni intuitive, quindi ascoltate tantissimo il vostro intuito perché riuscirete a capire tante cose. Ci sono degli eventi nascosti e magari il vostro intuito vi porta verso quegli eventi nascosti dove potreste magari avere delle informazioni che possono in un certo senso farvi comodo. Liberatevi comunque sia da quelle paure che vi bloccano, perché se rimanete intrappolati nella vostra paura non riuscite ad emergere e ad andare avanti. Abbiamo il 10 di acqua a fondo mazzo che parla di una vita familiare felice e appagante, che sia familiare, che sia a livello di amicizia, che sia a livello amoroso, che sia a livello magari anche di una frequentazione, comunque sia, questa è una settimana dove c'è della felicità, ci sono dei momenti che comunque vi appagano. Le tue esigenze emotive e materiali vengono soddisfatte e anche in questo settore, ok, se voi siete esigenti sul piano materiale o sul piano emotivo, comunque sia ci sarà della soddisfazione. E ci sono anche delle relazioni fidate, quindi per chi deve iniziare magari qualcosa con una persona che sta conoscendo o che incontrerà, potete tranquillamente fidarvi perché vi porta comunque a qualcosa di buono. Quali
Questo è quanto per la vostra settimana. Io vi chiedo scusa per il ritardo, ma credetemi, ho un mal di denti pazzesco, ok? Non ci sto, non vedo l'ora di andare a dormire, visto che stanotte erano le 4 dal dolore. E ripeto, se vi è piaciuto il video vi invito a lasciare un like ed eventualmente a magari a commentarmelo. Noi ci sentiamo molto presto, io vi ringrazio e vi auguro una buona notte.